guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di My Hero Academia The Strongest Hero. Hanno inserito Bakugo nel gioco assieme alle sue carte, andremo un po' a parlare di lui, ma ovviamente la vera analisi uscirà domani con tutte le sue skill, moltiplicatori, eccetera. Quindi mi raccomando, rimanete connessi. Se riesco lo faccio direttamente alle 5 del mattino per far poi uscire il video alle 8 o 9, più o meno, dipende. Spero che voi siate in hype per questo Bakugo. Vi ricordo di lasciare like e iscrivervi che sono ancora fatto, che stanno uscendo video di Slime Isekai Memories, dei nuovi banner, eventi e patch, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, lo avrete già notato, Skyward Explosion, il nuovo Bakugo, è qui. Infligge danni costanti sul terreno, quindi una specie di quando Endeavor lancia la Q quando è lancia, presumo di sì. E disintegra i nemici nel cielo. Non sappiamo ancora nulla, potrebbe essere tranquillamente che distrugge i nemici nel cielo. Va bene, chiaramente il banner ancora non è uscito perché uscirà appunto il primo di dicembre alle 5 del mattino. Ma se noi ora andassimo in Heroes e sui personaggi che non ho, abbiamo, oltre Shigaraki, questo Baku che sembra veramente molto, ma molto difficile da giocare. A parte che la sua animazione è veramente bella, fatemi riandare su di lui. Vediamo, si gira. Ok, sì, è carina. È carina, sicuramente è meglio di queste. Cioè, lui cosa fa? Olè, pugnetto. E poi c'è Todoroki che fa... niente. Ok, se noi andassimo sempre in Hero, sempre lì finiamo oggi, ragazzi. Carte collection. Andiamo un po' più in giù. Ci sono appunto le carte passive di Bakugo. La prima è quella generica del 12% di danno inflitto in più, mentre la seconda aumenta il danno inflitto ai nemici mentre siamo in airstrike del 20%. Presumo che sia appunto una modalità di questo nuovo Bakugo quando lui sta appunto in aria. Quindi not bad, assolutamente not bad. Io vi ricordo, ragazzi, vi ricordo, molto molto importante, nel caso abbiate ancora qualche ticket, utilizzatelo prima delle 5 del mattino, perché sennò tutti questi ticket farmati con sudore e con sacrificio andranno persi. Chiaramente, come sempre vi dico, fate le prime tre caselle, poi queste qua seconde assolutamente sì, la terza è un po' opinabile, proprio modification drawing se volete, ma poi tranquillamente potete andare qui, quello che vi serve di più, insomma. Io consiglierei Takoyaki perché, per farvi capire, Max ne prende veramente tantissimi e non dovrei farmare lo stage del cibo per tipo eoni. Quindi andiamo a fare le ultime daily di questo periodo, diciamo. Qua niente, assolutamente. Io ora non saprei se fare la singola gratis qui, perché se mi uscisse Todoroki non solo perderei tutto il PT, ma dovrei anche tipo andare con la SS sua. Ormai l'ho fatto, non uscire ti prego. Bene, grazie. Poi questa sono molto in dubbio, perché questa qui mi servirebbe come seconda carta, non l'ho ancora trovata. Questa ovviamente l'ho presa dall'exchange shop dell'evento. E niente, signori, quindi, come dire, cerchiamo di avere un po' di fortuna. Assolutamente nada. E poi la carta attiva. Niente, neanche qui, perfetto. Allora, ragazzuoli, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani per l'analisi di Bakugo. Scrivetemi qua sotto nei commenti quanto siete in hype per questo nuovo personaggio. Vi ricordo di lasciare like e iscrivervi che ho fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Go!